Le grandi crisi portano grandi problemi, ma creano anche nuove opportunità. Sono convinto che sia arrivata a molti decisori politici, lontani dai temi della cultura, il messaggio di cosa voglia dire un'Italia senza cultura. E sicuramente non è un bel messaggio. Questo ha portato alla consapevolezza che l'investimento per la cultura in Italia è in un un'assoluta priorità soprattutto anche vedendo un po' i fatti che stanno avvenendo in questi giorni. E la scelta fatta dal governo di investire 7 miliardi del PNRR in questo settore nella dimostrazione. E questo è quanto ha dichiarato il ministro Franceschini in merito all'importanza della cultura in Italia. Ma è davvero così? Ce ne siamo accorti solamente ora di quanto fosse importante? Ne parliamo con Antonio Leo Tarasco, direttore del servizio Istituti Culturali del Ministero della Cultura. Buonasera e ben arrivato. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Con il dottore in filosofia Danilo Mannocchi, buonasera, buonasera grazie dell'invito. E con il componente del CDA, Gallerie Estensi, Manuela Raffaini. Buongiorno Raffaelli. Buonasera mi perdoni, e grazie. Raffaaiani, ha ragione, mi perdoni. Allora, Franceschini, la cultura è il, è il motore della crescita economica, c'è ancora molto da fare. A che punto siamo e in che condizioni è l'Italia? L'Italia. L'Italia in realtà da un punto di vista squisitamente culturale è messa molto bene. È uno dei paesi al mondo con la maggior parte di siti eh, UNESCO è uno dei paesi che tutto il mondo vorrebbe visitare, quindi è portatore di un'economia. Il collegamento turismo-cultura è molto importante e devo dire la verità, nonostante i media, non media non ne parlino tantissimo, è uno dei paesi con la maggior parte di industrie creative e culturali. Quindi la situazione non è assolutamente drammatica, anzi io sono di mia natura un ottimista, però devo dire che la mia attività professionale e anche la mia esperienza ormai molto lunga di vita mi conforta in questo dato. Certamente si può fare di più, certamente quello che è stato fatto dal ministro Franceschini sia nel primo mandato che nel secondo va nella direzione di dare un peso significativo alla cultura, sarebbe necessario che tutti gli attori uniti intorno al tavolo facessero veramente il sistema. Però mi perdoni una, una domanda perché è qualcosa che mi incuriosisce molto, sembra spesso e volentieri che eh, la politica un po' tutto il sistema Paese Italia no? so, è un sistema molto strano no? Cioè nel senso quando avviene il problema ci accorgiamo che il problema c'è, guardi quello che è successo, per esempio, con il petrolio, cioè, o con il gas russo. Improvvisamente ci accorgiamo di essere dipendenti, ma è vent'anni che è così. Per quanto riguarda la cultura, quello che ha detto lei eh, è, è qualcosa di assolutamente giusto. Cioè noi siamo fortunati. Viviamo in un paese meraviglioso, in un paese che ha una storia immensa. Il problema è che sappiamo veicolarlo e sappiamo promuoverlo non bene. Sì, questo è un problema di promozione. E si dice sempre che ci sono certi paesi come la Francia, ma anche gli Stati Uniti, eh, che sono campioni nel promuovere la cultura e soprattutto nel creare una vera, un vero sistema fra la ricezione turistica e il, la cultura. Eh, noi abbiamo anche un ordinamento che su alcuni elementi fa un po' acqua, perché ad esempio il fatto che il pubblico non possa promuovere e quindi fare anche un'attività commerciale è sicuramente un problema. Però io vedo che le cose stanno cambiando. Pensi, io sono stata ormai nel, in un'epoca quasi storica, assessore in una città meravigliosa come Ferrara e avevo la fortuna di occuparmi la sia, conosco di turismo, veramente. sia di turismo sia di turismo che di cultura e devo dire che eh, c'è stata sempre una grande attenzione nel capire che la cultura non è soltanto un bene per pochi eletti, ma è economia. Certamente non è l'economia della manifattura, però può creare tantissime attività che sono passibili di una valutazione economica molto importante se viene seguita da tutti. Quando dico sistema, io mi riferisco anche al sistema dei media. Eh, ehm, la difficoltà nel posizionare sui giornali degli articoli relativi ad eventi culturali importanti, a mostre, a concerti, a, eh, a interessanti operazioni culturali è altissima. È perché non fanno audience, ma questa è una perché cosa. No? Cioè, è il giornale gravissimo. dovrebbe fare anche cultura, è chiaro. Non c'è dubbio, ma questo è vero anello mancante. Così come l'anello mancante è l'incapacità anche del sistema televisivo pubblico di spingere su questo. Perché se noi vediamo che è molto più facile trovare in televisione. Io non voglio banalizzare, dire no, che ci no, sono ma non culture, siamo culture... Mi perdoni, mi perdoni, no, invece è interessantissimo perché in realtà poi noi vediamo, nelle puntate scorse ho trattato della mala movida. La mala movida è un po' figlia di questa mancanza di cultura nel nostro paese, questo possiamo dirlo. Cioè ad oggi purtroppo un ragazzo di 14-16 anni, lo diciamo anche nel fuori onda, non ha la capacità di sapersi difendere da alcune tipologie di informazione, no? questo credo che sia assolutamente evidente, e poi succede che eh, ecco, fanno cose assolutamente sgradevoli, ma perché manca proprio l'ABC, la famiglia e la cultura. La famiglia, la famiglia è, è molto importante perché quello che si apprende da bambini si ricorda per sempre. Andare a teatro con i genitori, andare a vedere un museo con i genitori è fondamentale perché si riesce ad unire poi questo elemento fortemente emotivo anche quando si è grandi, questa sorta di regressione infantile che fa sì che la cultura o, o, oppure la fruizione di quel momento culturale sia una parte chiaro, fondante. Chiaro. E, tuttavia, per questo, bisogna che i genitori siano eh, portati a far questo e, e che ci sono tantissimi musei, tantissimi teatri che fanno delle attività per i bambini e il problema è fare in modo che vadano a vederle. E la stessa cosa le scuole. Allora, cosa sta succedendo con la realizzazione della prima libreria digitale italiana a cura delle Gallerie Estense? Una cosa molto importante perché eh, intanto. Una parola sulle gallerie Estensi, che come. Io glielo tantissi... ho detto in italiano, mi perdoni, <ride> ma mi sembra qui è, è anglofono, <ride> ma mi sembrava corretto citarlo in italiano. Prego. È, è molto giusto. Devo dire che in realtà tantissimi musei hanno ben chiaro che cosa debba essere un museo, e cioè un luogo non soltanto di esposizione, di appagamento estetico, ma anche di ricerca e di studio. In questo senso vanno le librerie e la, la libreria digitale estense, perché vuole mettere insieme. Tutto il patrimonio librario del museo e dell'università, e, e attraverso un sistema che è, è intellegibile ed è confrontabile perché è coerente con, le altre, con, la, con moltissime altre mh, eh, li, biblioteche, eh, tale da permettere una, eh, un dialogo fra i vari testi eh, e quindi far sì di creare degli, degli ipertesti che consentono non soltanto di studiare senza andare in, in biblioteca, ma anche di fare dei collegamenti. E di fare ricerca in un modo assolutamente Secondo utile. Secondo uno studio, mi perdoni, uno studio eh, molto importante e anche molto credibile, di Media, un, anche noi diversamente giovani, ma di Media un ragazzo sta sullo smartphone dalle 4 alle 5 ore al giorno. Se le stesse ore le utilizzasse per leggere un libro o due, potrebbe leggere 5 libri a settimana più o meno. Questo più o meno per sì, capire, sì, sì. Per capire sullo, sullo... con la, la stessa cosa come la puoi utilizzare per ottimizzarla, no? Certo, però lo smartphone è un mezzo, uno ci può guardare quello che vuole, eh, il problema è, è la scelta. Io non sono negativa, ripeto, non sono pessimista perché andando per museo vedo tanti giovani. Poi certo tutto può migliorare, non c'è dubbio, e parlarne fa benissimo per creare consapevolezza ma anche per sottolineare le criticità. Eh, guardi che ad esempio tutti gli interventi che vengono fatti con innovazione e cultura, sono importantissimi, perché si parte da una materia che è pane quotidiano per i ragazzi, per poi arrivare a contenuti che fanno parte della nostra vita, della nostra storia. Vero, chiarissimo, assolutamente. Allora, dottore, che, che ne pensa? soprattutto. Eh, c'è diciamo, il cosiddetto decreto Franceschini no? che in qualche modo sta cercando di aiutare, la politica da sempre eh, sulla carta promuove la cultura, poi di fatto spesso e volentieri questo non avviene io dico sempre una frase molto eh, cruda e molto particolare, però negli ultimi vent'anni a livello di comunicazione io parlo del mio mestiere, il nostro paese si è assolutamente imbarbarito cioè, la cultura viene vista sempre eh, come meno importante e questo è molto grave, sta Cambiando qualcosa? Ni. Nel senso, io partirei per appunto da un impasse logico da quanto detto, per esempio, lì nel, da Franceschini stesso. Parlare della cultura come motore dell'economia. Ora, se per cultura noi vogliamo intendere la totalità delle manifestazioni della vita umana, nel suo complesso, allora dobbiamo discutere già del fatto che l'economia in quanto tale sia di per sé un modo di fare appunto cultura in quanto tale. Qual è il problema di fondo? Che se fondamentalmente da un secolo a questa parte, da anche oltre, che già dai primi del Novecento iniziavano effettivamente a rendersi conto che qualcosa stesse iniziando a cambiare in Europa, la crisi delle scienze, Husserl tra le altre cose, il padre della fenomenologia, promuoveva un certo tipo di filosofia, tutta mirata al recupero yeah, dell'esperienza yeah. piena in quanto tale. Perfetto. Se l'economia da manifestazione, modalità di cultura, arriva a riconvertire la cultura dal suo interno, da essere una forma esteriore una interiore, un paradigma sopra cui ci basiamo tutto quanto. Ora noi sappiamo perfettamente che l'economia in quanto tale, soprattutto quella liberale, quella, insomma da un secolo a questa parte, è mossa dalla logica del profitto, dal creare l'introito. Ma se la cultura di per sé, col suo paradigma invece antico dell'intus leggere dal latino, intelletto, guardar dentro, col suo tempo appunto che richiede anche quelle 4-5 ore, vengono completamente polverizzate e si fonda un paradigma sul facile guadagno, sull'introido e anche sul principio di apparenza in quanto tale. Quindi come a dire che faccio? Penso prima della pandemia nel 2018 uno poteva andare tranquillamente a Londra, vedeva la mostra degli impressionisti, pagava quelle poche sterline perché il museo è gratuito, ma il resto vedeva per l'appunto tutti, Monet, Manet, Van Gogh, chiaro, tutti quanti chiaro. a disposizione. Settimana... Stessa settimana a Roma veniva fatta la mostra multimediale degli impressionisti. Or, vuol dire uno che è la stessa identica cosa naturalmente, a trovarsi un Van Gogh nella sua autenticità con la sua aura, il suo unicum per l'appunto, e la vede immagine di uno schermo Chia, no. davanti? Insomma, Però contestualmente, per fare proprio un, um, un discorso culturale, stiamo andando verso il metaverso. Ci eh, credo che lei sa esattamente cos'è. Ci stiamo spostando cioè, un, in quella andremo direzione. Ci in un mondo virtuale, cioè. purtroppo per fortuna. Poi naturalmente io, uno non Beh. vuol fare una critica necessariamente al secolo. Non voglio dire è pur sempre storia, è pur sempre cultura, anche questo appunto, per quanto si possa oggi parlare chiaro, di culture. Chiaro. Ma eh, se vogliamo pensare a questa totalità di per sé dobbiamo capire effettivamente che noi non possiamo porci in modo antagonistico. Per antagonistico intendo che. Io ho un patrimonio, infatti specie l'Italia, tra i maggiori al mondo. Non posso pormi dinanzi adesso, nonostante anche la cascata di finanziamenti che possa più o meno ricevere e limitarmi a farlo sussistere, ad offrirlo. Io devo proprio cambiare una forma mentis. E quale potrebbe essere una forma mentis? Deve nuova. essere strettamente intrecciata anche col tema dell'educazione, appunto di cui parlavamo dall'inizio in qualche modo. La cultura, coesa tutta quanta, recupero anche di quelle che sono le proprie radici culturali, pur fondamentali che siano per l'appunto, deve essere... Esserci per l'appunto anche un piano dietro nel svilupparla, nel saperla portare avanti, Chiaro. si devono insomma creare nuove sintesi di fondo e questo per l'appunto ecco, è qualcosa che secondo me trascende effettivamente anche il discorso di quanti fondi possano meno esserci: che è necessario, devono esservi, devono creare nuovi fondi, nuovi lavori, accrescere il PIL, tutto sacrosanto. Ma deve esserci appunto una quasi un destino della cultura che deve andare di pari passo, a braccio, con la nazione. Con il concetto di continente e anche con il mondo in quest'epoca di molto, globalizzazione. Un concetto molto bello, molto difficile ovviamente. <ride> Perché insomma siamo poi e viviamo nel periodo che tutti conosciamo. La crisi pandemica ha evidenziato alcune problematiche che il settore culturale e creativo dovrà affrontare. Il precariato del lavoro culturale, che in alcuni casi limiti, si traduce in lavoro sommerso. Mancanza di adeguate componenti strategiche, soprattutto in ambito digitale, ne ha parlato poco anche lei, ma soprattutto in ambito manageriale. Cioè quello di cui abbiamo parlato prima, non riusciamo a sfruttare al meglio, sfruttare forse non è una la parola giusta, a valorizzare al meglio le grandissime eccellenze che abbiamo. Tarasco, che ne pensa? È così, cioè siamo fortunati, ma non sappiamo di esserlo? Guardi, eh, le competenze in Italia ci sono, il problema non è tanto la mancanza di eh, offerta. For, eh, diciamo di formazione ma è la mancanza di domanda nel momento in cui si eh, e questa mancanza di domanda è il risultato di una sterile contrapposizione tra cultura e profitto questo è quanto di più sbagliato ci possa essere che è quello che diceva il nostro il dottor Mannocchi poco e, fa no? Esattamente, esattamente come appunto il filosofo insomma conosce bene il pensiero di Adam Smith insomma sulla inconsistenza della contrapposizione tra profitto Interesse generale. Il profitto è strettamente funzionale all'interesse generale. Se per assurdo i ristoranti non, non guadagnassero usciremmo per strada e non potremmo mai sfamarci. Eppure insomma, passeggiamo attraverso le vie del, dei centri storici delle città, godiamo delle vetrine aperte, possiamo bere caffè, cenare, bere tutto quanto in quanto c'è qualcuno dietro che guadagna. Anche i teatri in fondo nella sostanza. Insomma, il c'è comunque un business insomma retrostante nelle sale da concerto, nelle librerie. La società eh, Bongre-Malgre si muove attraverso la logica del profitto che non va demonizzato. Il punto è un altro piuttosto. Non contrapporre, ma cercare di fare in modo che anche la cultura si possa, um, si possa um, diciamo, abbeverare a questa, a questa logica, e eh? quindi fare in modo che appunto anche la cultura generi il profitto. Allora ecco che domanda. Una domanda, mi perdoni se la interrompo. Quello che dice lei è sacrosanto e ci sono le competenze per fare questo? Lo stiamo certo facendo? ci sono. No, 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 appunto, questo stavo dicendo. Le competenze ci sono. Il punto è che se si contrappone il profitto alla cultura, le restano disoccupate. Chiaro, cioè, è chiaro, formare, chiarissimo. È, il cioè, è inutile formare i manager culturali quando poi i manager sono chiamati uh, ad una sterilizzazione del profitto. Questo è il concetto. Quindi diciamo, cioè la, la cultura per la cultura è un discorso che non ha senso. Insomma, Anche stampare un libro, insomma, dopo averlo scritto, stampato, questo va distribuito, va venduto e c'è qualcuno che ci guadagna. Il problema è magari che... Magari magari insomma a non guadagnarci l'autore e ci guadagna il distributore ci guadagna il, il librario, ci guadagna il, la casa editrice tutti tranne che l'autore ma questo è un problema differente legato alla sottovalutazione del lavoro intellettuale e alla sopravvalutazione del, del lavoro manuale che genera poi quel proletariato eh, e quel precariato culturale di cui leggiamo se noi dividiamo il Uh, il compenso orario di un docente a contratto in un'università in un master e per tutte le ore necessarie per l'apprendimento, lo studio e il trasferimento in loco presso la sede universitaria scopriremo che non sta messo meglio rispetto a, a quelli che fanno i lavori più umili. Quindi Chiaro. questo è un problema diciamo, di considerazione differente del lavoro intellettuale, ma dobbiamo fare in modo che il, anche il, la cultura generi profitto in questo modo allora ecco, che i manager potr potranno trovare una propria occupazione. Il de decreto Franceschini ha migliorato questa situazione secondo lei? È, è Franceschini è un ministro molto diciamo, generoso di decreti, eh, quello in materia di arto bonus forse ecco, lei si riferisce. beh Questo è sicuramente un passo in avanti, è quello di aver invogliato le energie private a donare nel settore culturale. Il discorso è che però occorrerebbe... Eh, considerare prima ancora i soggetti privati non soltanto come una sorta di, eh, diciamo, di datori di risorse finanziarie eh, e soltanto, ma considerarli anzitutto come eh, datori di, eh, diciamo, di idee, di progetti, di coautori di progetti. Eh, io sono diciamo, da... cioè, per farla capire in modo, in modo semplice: non, non usarli come mecenati, quindi come persone che investono non sulla cultura, come mecenati, eh, eh, ma cioè, usarli eh, proprio come persone che possono fare impresa eh, insieme allo Stato. No? D'altro canto, guardate: insomma, il cosiddetto fundraising è nato non in Italia, ma è nato nei paesi anglosassoni, da cui anche nome ebbene nei paesi anglosassoni coloro che donano eh, poi non stanno nelle, non, non stanno poi nelle retrovie ma sono protagonisti sono protagonisti dei progetti, delle decisioni sui restauri, sulla selezione delle opere da restaurare, sulla tipologia di spettacoli da finanziare quindi non sono semplicemente delle, eh, diciamo delle mucche da mungere ma sono dei protagonisti ecco e, e questo protagonismo credo che ehm, occorrerebbe recuperarlo in Italia ad ogni livello, non tanto per un'esigenza di opportunità e di convenienza, cioè invogliare a donare, ma per un'esigenza di carattere morale e diciamo, di principio, cioè la cultura non è un fatto um, statale, non è un fatto pubblico in generale, è un fatto sociale e quindi uno dei modi, secondo me, attraverso cui si può recuperare una unità culturale nella uh, disaggregazione. Delle diverse componenti della società è quella eh, appunto di ehm, ehm, diciamo, riconoscere alla società un ruolo di protagonista, ecco. e non semplicemente il ruolo di passivo fruitore di quanto gli apparati pubblici hanno deciso e confezionato in favore del, del pubblico, dei fruitori. No, chiarissimo: un punto importante, quindi ridare alla cultura quel ruolo sociale, questa interazione fattiva, assolutamente più funzionale tra privato e pubblico sarebbe auspicabile, d'accordo? Sì. Sono d'accordo. Uh, in parte succede, nel senso che, comunque, se noi andiamo a valutare quante siano le cooperative gli, le, e i gruppi di magari più giovani che eh, operano per la cultura, ne troveremo veramente tante, sia da un punto di vista, come dicevo prima, di tecnologia, sia anche da un punto di vista proprio di presa in gestione di siti museali, nei quali poi fanno delle attività che vanno dalla semplice gestione del sito anche alla creazione di contenuti di tipo diverso. Eh, sono perfettamente d'accordo con una parte di quello che si diceva prima, cioè essere mecenati non basta, ma è già tanto, perché se lei considera che nell'arco dell'anno del Covid si sono raccolti 70 milioni con l'hard bonus e l'anno di Covid era sicuramente un anno molto preoccupante Chiaro, sotto sì, molti sì. punti di vista e poi 500 milioni circa da quando è stato fatto, ma la cosa interessante è il numero dei donatori, che sono oltre 16 mila donatori. Vuol dire che anche piccoli piccole aziende hanno deciso di adottare, e qui c'è una scelta del privato, che decide di investire su un bene che sta nel proprio territorio. Decide di farlo non soltanto perché ha un vantaggio in termini fiscali, ma perché gli piace quel territorio. Se noi torniamo al passato, adesso hanno inaugurato la settimana scorsa a Parma una mostra straordinaria sui Farnese, che si chiama Farnese politica, arte e potere che è molto interessante proprio da questo punto di vista. Sono state raccolte circa 300 opere provenienti da tutto il mondo per ricostruire gran parte della collezione farnesiana e che era stata costituita per dimostrare il potere e l'autorevolezza di una famiglia non con le armi ma con la capacità di... Eh, eh, Provvedere alla creazione di opere d'arte, quindi essere committenti di opere d'arte, quindi non soltanto acquirenti, ma committenti. E quindi il che, disc... diciamo, a livello mentale, a livello psicologico è un passaggio molto importante. Se sì, ci è pensa, molto no? importante, è molto importante. La committenza è veramente molto importante. In questo momento la committenza è un po' complessa, c'è molto di più nell'architettura che in altro Chiaro. tipo di arti, però c'è. Cioè, ehm... Credo che in tutto questo il, il vero punto sia quello di eh, un po' cambiare la mentalità delle persone, quindi eh, lavorare molto sull'educazione, eh, far sì che anche le scuole siano eh, forgianti in questo senso. Eh, in Italia è stata inventata l'opera lirica, è possibile che a scuola non si portino i bambini a sentire i concerti, a sentire l'opera. Se la senti da piccolo può anche e essere la volta per cui non la senti mai più perché non ti è piaciuto perché ti hanno piaciuto però, certo, però la conosci però la conosci la stessa sì, cosa sì. con i grandi classici perché cultura non è un quadro cultura è leggere sapere studiare Riconoscere un musicista? Questa è la cultura. Beh, noi dobbiamo tenere presenti ovviamente le meravigliose frasi dei nostri nonni, cioè le persone intelligenti sono quelle che hanno il dubbio, quindi dubbio di non conoscere tutto e che non giudicano quello che non conoscono. Certo. Questo credo che sia proprio assolutamente funzionale. Secondo lei questa crisi, questa guerra, diamogli nome e cognome tra Russia e Ucraina può inficiare sul su questo rilancio. Speriamo, della cultura in Italia? No. Assolutamente no, anzi... Lei è proprio ottimista cronica. Certo. Certo, bisogna, io credo, ah, no, non credo eh? che si debba, ma perché non... Sì, no, no, no non vedo... Eh, certamente in una scala di valori, in una scala di problemi, non c'è dubbio che la vita di un bambino valga molto di più di Chiaro. qualsiasi opera d'arte. Però questo non esclude l'altro, anzi, io credo che Pu più c'è sì, allora. dolore, più c'è bisogno di bello e la cultura porta il bello. Come la vede questa la, la nuova arte, l'arte 2.0, l'arte appunto dentro il metaverso o l'arte digitale? È, è difficile, per me è molto difficile, sì. nel senso che comunque eh, a me l'arte, oltre quello che uno studia, eccetera, deve dare molte emozioni. Alcune alcune opere mi danno veramente molte emozioni eh, confesso la mia ignoranza ma nel non poterne avere una fisicità reale mi, mi crea un, un, un qualche distacco eh, diciamo, è ancora però lì non... torniamo al concetto di cui abbiamo parlato prima dove tutti possono, essere, dove tutti possono fare arte Assolutamente quello c'è sì. lì quello, ma quello c'è ed è fondamentale il passaggio vero eh, è quello secondo me dell'evoluzione dell'arte eh, un tempo l'arte era per pochissimi e l'elemento fondamentale era anche la capacità tecnica di fare arte Chiaro. poi è diventata per molti e il tema era più concettuale che cosa stavo esprimendo ma era sempre pochi per molti pochi artisti sul per molti sul fatto concettuale poi vengo da lei Tarasco sono d'accordo nel senso che ad oggi poi è anche difficile capire cos'è l'arte e perché insomma c'è talmente tante cose nuove che per noi poi è difficile identificarle, no? quello e, che dice e, lei. Esatto, e poi l'ultimissimo elemento, mm. poi l'arte non è più stata di pochi per molti, ma molti per molti, quindi tutti in qualche modo riescono a fare chiaro. arte. E, e qui bisogna essere in grado di decifrarla oppure avere una visione un po' più ampia, però credo che la nostra discussione non si debba fermare all'arte, la cultura è, è, è più ampia, chiaro, è, più, è più vasta, bisogna studiare. Assolutamente. Eh, Tarasco che ne pensa? Qui siamo usciti un po' per la tangente, però era un discorso talmente interessante su quello che, che sta accadendo e che, che accadrà soprattutto, o meglio, che già sta accadendo, sia nel nostro paese che nel mondo. Sì, guardi, io quello che noto, insomma, nella mia esperienza quotidiana di vita di comune cittadino, è una mancanza di conoscenza degli elementi basilari della propria cultura. Ha cominciato la lingua italiana, se mi permette. Cioè, io quando noto che anche professionisti affermati ehm, si divertono a infarcire i propri discorsi e i propri scritti di paroline inglesi senza neanche saper essere in grado di sostenere un discorso lungo in inglese, ma sciurinano eh, diciamo, al, al, il negozio è diventato store e il, il videogioco è diventa il gaming, gamification e, e i rappresentanti di interessi sono gli stakeholder eccetera, quando noto questa ostentazione stupida di termini inglesi al posto dei corrispondenti e, e, e certi termini italiani, allora quella è l'anticamera della perdita della propria cultura. E, e quindi, la cultura, come ben diceva la, diciamo, la dottoressa prima, e, mh, e Raffaiani, e, e, è qualcosa di molto più ampio rispetto all'arte. L'arte è nella porzione, ma si può anche non amare l'arte, purché si conosca almeno la propria lingua, si conosca la propria storia. Questo dovrebbe essere insegnato costantemente, non soltanto a scuola, ma anche negli uffici pubblici, anche nell'attività comunicativa, di marketing. ecco l'altra parola inglese che mi è scappata, ma questa ormai è diventata ormai... Per eh, me diciamo, è stocanata, ormai... È, è perdonato, è perdonato, è perdonato. Sarò, chiedo scusa, <ride> ma il problema è quando trovo, insomma, veramente, insomma, frasi banali, cioè, lo diciamo, nel, nella nostra, nel nostro store, ma scusate, non potete dire nel nostro negozio, gli stakeholder... Eh, diciamo competitor al posto di concorrenti sono cose veramente stupide e poi più, so, più io noto c'è cioè un rapporto inversamente proporzionale tra l'abbondanza eh, nell'uso di questi termini e, e, e poi veramente il livello culturale de, de, di queste stesse persone cioè più si ignoranti sono e più si divertono insomma a, a ostentare questa eh, presunta conoscenza della lingua poi salvo poi verificare che sono incapaci di sostenere un discorso in quella lingua per più di dieci minuti e quindi non conoscono né l'idea Italiano né quella lingua. Cominciamo da qui, cominciamo a insegnare l'italiano alla gente, a co cominciamo a insegnare la storia. La storia ma italiana. anche mi perdoni per, per venire dalla sua parte, ma anche la scrittura, la scrittura la stiamo completamente perdendo. Io purtroppo sono costretto a ripetere spesso che non faccio il dirigente pubblico, ma faccio il correttore di bozze. Perché la gran parte della mia attività. No, eh, è, fa un altro è è cambiato è mestiere è, chiaro. È, è deputata a correggere, eh, diciamo, l'aspetto esteriore attraverso cui si. Si, si cerca di manifestare la volontà dell'amministrazione pubblica e questo anche non è un buon segno. Poi dopodiché ecco, uno può amare l'Ottocento, uno può amare l'architettura, un altro può amare la scultura, può amare la musica, può non conoscere la lirica ma può conoscere il, eh, che so, la, la musica, diciamo, i madrigali medievali, però almeno ritroviamoci su un punto comune. Quando manca questo ritrovarsi su un punto comune, ecco che... Eh, eh, diciamo, le deviazioni patologiche della società possono essere le più varie, e possono arrivare fino al punto appunto, di aggredire il prossimo verbalmente, fisicamente e, e in maniera eh, anche più organizzata. Purtroppo sì. diciamo, la deriva è la medesima, diciamo, ha, una, ha una stessa genesi. Eh, secondo me, chiaro, chiarissimo. L'altra faccia della medaglia eh, della monetizzazione in ambito culturale potrebbe essere la perdita in realtà del valore dell'esperienza. Artistica in favore di un'eccessiva capitalizzazione. Come convivono queste due realtà, dottore? Perché sono due realtà, cioè, da una parte abbiamo detto una cosa importante: nel senso che, eh, ma più privati in un ambito culturale a 360 gradi, quindi più cultura, maggior interesse. Perché poi, se non c'è un guadagno, per usare un termine molto semplice, eh, non c'è questa valorizzazione di questo immenso patrimonio che abbiamo. Ma se poi succede l'opposto che la cultura è solo per guadagnare, non si perde. Mi, allora, mi capisce, no? C'è questo rischio. Io padre. partirei intanto da un'asserzione anche molto forte che va per la maggiore, soprattutto per chi studia Hegel, che Hegel fu quasi praticamente lapidato sulla pubblica piazza per una frase i suoi tempi inconcepibili. Lei è innamorato diceva, della filosofia su so no, no, questo. Sì, ma, ma aiuta ad oggi soprattutto più che perché vengono offerti effettivamente quei mezzi concettuali per mm. porre al bagno della critica quello che sta accadendo, perché se, altrimenti noi ci fermiamo soltanto sulla voce. cioè insomma i fatti non accadono mai da se sì, per l'appunto, sono cioè, sempre concatenati da cose, nessi e cause. Hegel diceva: L'arte per noi è sempre un passato. Questo perché, praticamente, a dimostrare che fin tanto che funzionava, fin tanto che serviva, era nel descrivere per l'appunto intere epoche. C'era da scritto, dall'importanza del cristianesimo ad altri, veniva raccontata tutta la collettività. In tal senso. Ora, è chiaro che in un'epoca di crisi, come quella che stiamo vivendo noi oggi, che anzi è cominciata con il Covid, sono due punti fondamentali da tener conto e che effettivamente laddove le cose fanno male, e noi italiani, il primo paese a andare in lockdown, l'abbiamo dimostrato, si crea spirito di corpo. Quindi effettivamente ad un paese con una quello, storia... Quello che diceva lei, cioè più c'è crisi, c'è voglia di fare. Assolutamente, bene. ma questo accadeva naturalmente anche cent'anni fa con, Speriamo che non siano questi per l'appunto corsi di corsi storici, ma effettivamente laddove si crea anche conflittualità, guerre e quant'altro si creano occasioni per amalgamare, riunire effettivamente quello che può essere il senso di identità, di cui la lingua, sappiamo per certo naturalmente è il primario aspetto, ma la lingua come anche la condivisione della cultura, ha tutto quanto a che fare con la riproduzione della persona inserita in un dato contesto. Ora, il mecenatismo sicuramente funziona, sicuramente va incoraggiato perché, tra le altre cose, vengono incoraggiati quei particolari mh, doveri, come il dovere appunto civico nel prendere, e partecipare nelle misure delle proprie possibilità, non soltanto a fronte di uno sgravo fiscale, quindi a fronte anche di un senso di riconoscimento di appartenenza, va benissimo. Occhio però, naturalmente. Che è importante questo è passaggio. cioè l'orgoglio di fare ecco, qualcosa, ma per gli altri Anche per collegarsi cioè, a è un lei. questo punto fondamentale, ricordiamolo perché insomma. Privato è facile che scivoli quella virgola e arrivi a far rima con privatizzazione. Quindi, che, che, che è un'altra cosa: che è un cosa. È quindi, laddove effettivamente vengono fatti investimenti in un particolare sito, laddove, soprattutto ha a che fare con il restauro, quindi con tempi per l'appunto più stretti quasi la totalità per l'appunto degli operatori si trovano ad essere concordi e lo incoraggiano. La dove effettivamente si tratta della gestione e può essere di un palazzo, galleria, bioparco, che che sia e a fronte di quello che dicevamo, alla ricerca dell'entroido facile che non arriva perché magari per l'appunto deve essere un investimento a lungo termine ha ben poco di culturale che succede. detto mito... Mi permetti mi permette, dottore la cosa complicata è proprio questa frase, investimento a lungo termine siamo un po' Disabituati a questo, no? cioè, le persone spesso e volentieri a oggi, soprattutto da quello che è successo negli ultimi anni con questa rivoluzione digitale, si pensano che seminano e il giorno dopo raccolgono. L'investimento a, a lungo termine è un po' una cosa analoga a non so, andare a fare un, uh, un viaggio lento, quelli che si chiamano i viaggi lenti o le, le settimane lenti, in cui tu stai una settimana senza telefono e rivivi la natura. Cioè, è una mo modalità diversa da un punto di vista mentale molto più nel presente molto più nel qui e ora molto più nel metto e crescerà la pianta ma diamogli il tempo di farlo no? assolutamente, sì ma, ma perché eh, si ritorna al discorso dell'economia, se l'economia di per sé è fatta di quattro elementi, produzione, distribuzione scambio e consumo, in un'epoca che è dettata dalla sovrapproduzione, e tra le altre cose con tutti i problemi ambientali che ne conseguono, insomma, poi le varie logiche del green che si dovrebbero adottare Fondamentalmente sovrapproduzione vuol dire produzione senza più consumo e se la produzione non ha più un consumatore manca proprio il rapporto sinergico e no? è quello che eh? succede nell'Occidente, non fruiamo più di quello, mettiamo così, vogliamo fare anche della stessa arte un oggetto di facile fruizione se vogliamo che, che sia, Tanto per i un non torna conto, ma dov'è poi l'esperienza in quanto tale, in che cosa ci soffermiamo? No, vabbè, la, la cosa uh, singolare, la cosa eh, bella, la cosa da capire che dovremmo riacquisire è proprio quella del qui e ora, cioè mh, capire che l'arte è un momento di condivisione e di gioia. Questo credo sia fondamentale. Cioè riappropriarsi di questo sentimento. Questo diceva il nostro dottore. no? Assolutamente d'accordo, ma anche l'investimento a lungo termine ci sta perché. Eh... L'investimento a lungo termine non significa che io semino oggi e raccolgo fra dieci anni. In questi dieci anni io posso valorizzare il mio investimento, posso fare in modo che cresca sempre di più, ma soprattutto che io, eh, cioè che io lo racconti, che coinvolga altri soggetti su questo investimento. Quindi assolutamente si può fare, sì. E, e poi... Mentre stavate parlando, stavo pensando anche che molte volte noi abbiamo un atteggiamento un po' snob nei confronti dell'arte, cioè quello che consideriamo arte elevata eh, la consideriamo valida, mentre le nuove, le nuove produzioni no. Eh, in realtà, se noi pensiamo alla rivoluzione che fecero, non so per dire, Kandinsky o piuttosto Stravinsky o Picasso, che hanno completamente capovolto i canoni culturali del tempo, all'inizio erano tutti un po' strabiliati, invece. Siamo stati tutti costretti a riconoscerne un valore di genialità in quanto di altissima innovazione. Però era sempre il toccare, quello che diceva lei prima: il toccare. vedere. Però, però è vero, eh, quindi io ne riconosco i miei limiti, eh, però ho cercato di studiarle a questa materia perché, perché è interessante, perché sono curiosa. Eh, in realtà se come è vero, ha un grandissimo valore economico, vuol dire che c'è tantissima gente disposta a spendere molto per, e quindi bisogna guardarla, studiarla e, e, e poi considerare che oggi eh, il rapporto con il virtuale, soprattutto per la generazione eh, digitale, non quella analogica come la mia, è assolutamente fluido, è normale, non è una fatica. No, no, assolutamente, quindi potrebbe essere un elemento poi cioè l'utilizzo giusto di una serie di tecnologie, un utilizzo che ti riporta in un'ottica di cultura. Bisogna riparlarne fra qualche anno. <ride> Vabbè, qualche anno le ottimista, io direi <ride> meno perché i tempi vanno, andiamo così veloci in questo mondo che è assolutamente complicato. Allora lo stanziamento dei fondi del PNRR come verranno impiegati per rilanciare il settore Tarasco? C'è il rischio che questa situazione ritardi questa importante fetta che la, di cui la cultura eh, avrà, insomma perché la cultura diciamo, avrà tanti soldi, però poi come verranno utilizzati e i tempi? Si spera chiaramente che verranno utilizzati bene e che i tempi siano... Allora, qui l'Unione Europea, la Commissione Europea ci... Ci, ci obbliga a rispettare la tempistica appena la revoca dei finanziamenti, quindi questo è un impegno eh, rispetto al quale tutto il governo insomma, è chiamato a dare il massimo appena diciamo, un fallimento parziale o totale del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il punto, mh, diciamo, quindi dando per scontato il, il rispetto delle tempistiche, il punto è, è un altro, è, è capire... È, mh, quali saranno i benefici eh, rispetto al massiccio investimento culturale? Vedete, il, eh, i miliardi di euro che saranno iniettati nel settore culturale eh, daranno... Non necessariamente potranno eh, appunto, sortire gli effetti sperati in termini di crescita della persona umana. Molto spesso eh, gli investimenti, anche se correttamente impiegati, secondo legge, secondo le intenzioni del, diciamo, del legislatore, eh, dell'amministrazione, possono dare del, dei vantaggi soltanto marginali, come ad esempio un miglioramento di. Cioè ristrutturare un bene. Ad esempio, restaurare un bene non significa necessariamente che poi il bene venga visitato. Chiaro, che bene. Chiaro, venga, chiaro bene e che la gente entrando lì acquisisca i valori, percepisca i valori contenuti eh, all'interno di quel bene. E, e quindi, diciamo, l'equazione: tanto denaro per la cultura uguale, tanto ritorno in termini culturali, è completamente sbagliata. Questo, non la sua, nonostante le migliori intenzioni. Mi eh. perdoni, volevo sentire la sua. Sull'arte fluida, la, il 2.0, quest'arte. Eh, diciamo legata poi sì. al virtuale, che ne pensa? Guardi, io sono d'accordo diciamo, con la collega Raffaiani, Se effettivamente non bisogna avere paura del nuovo, io sono un innovatore, insomma, in vari eh, diciamo, come proposte e quindi anche come gradimento eh, delle proposte che altre mi formulano. Ehm, quindi effettivamente insomma, i grandi movimenti culturali, visivi, musicali eh, si sono sempre sviluppati attraverso una contrapposizione, contraddizione rispetto alle epoche precedenti, ma anche gli stili architettonici. Eh, diciamo, hanno sempre eh, diciamo, negato ciò che, era eh, ciò che era prima, non avremo mai un'arte un rinascimentale se non ci fosse stato un superamento dell'arte. No, chiaro, eh, però questa volta mi, Per mi quanto per... riguarda l'arte fluida, sì, È fluida, diverso, bene, però ci tolgono un senso, bene. il tatto. Eh. Io quello che, no, io quello che, diciamo, il rischio che io avverto è che quest'arte fluida diciamo, superi senza conoscere i, i canoni classici dell'arte. Ecco è un po' come se uno si inventasse un'altra lingua, va pure, va pure bene senza però conoscere neanche la propria chiarissimo, ve, io lo temo. vedo che con le lingue ha proprio un rapporto, soprattutto con l'italiano, un rapporto molto importante Spero prima di, di salutarci, dov'è? Vedo che ha dietro una bellissima terrazza, dov'è? Dov questa è una terrazza diciamo, in una città diciamo, diversa dalla capitale insomma Bene, allora non ci ha voluto rispondere, vabbè, è chiaro. Io ringrazio i nostri ospiti. È bello ogni tanto parlare comunque di, cultu di cultura, di arte e, come ci ha detto lei prima, nei momenti di grande crisi, nei momenti difficili, la ricerca del bello ci può aiutare tanto. L'appuntamento con Terzo Millennio torna immancabilmente. Domani passate una buona serata. Magari spengete il televisore e leggetevi un libro, almeno questa sera. Ciao ciao, grazie. Devo vendere casa, ma sono stanco dei tempi biblici delle agenzie e non mi fido dell'acquisto diretto. Fai come me. Affidati al progetto vincente della l'unica immobiliare. Ho venduto bene e in meno di un mese hanno sia investitori che clienti pronti ad acquistare il tuo immobile anche se pignorato, ipotecato, locato o in nuda proprietà, garantendoti così una liquidità immediata. L'unica immobiliare. Vendere la tua casa. Non è mai stato così veloce e conveniente. 380 77 25 948 o l'unicareroma.it Piacerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Studio associato professionisti e consulenti. Il giusto aiuto professionale per pensionati, lavoratori, disoccupati e studenti. Commercialisti, consulenti del lavoro, pratiche CAF e patronato al servizio di tutti i cittadini. Professionisti e consulenti. Un team attrezzato e pronto alle tue esigenze in Piazza Filippo Il Macedone 89, Roma. 13. Consulenza fiscale, legale, notarile, tributaria e del lavoro. Tutti i servizi CAF e patronato. 13. In via Torcegno 37D a Roma.